Avanti. Avanti. È chiuso. Chi è? Lorenzo Fainardi. Momento. Buongiorno, come va? Bene, e lei? Si accomoda. Scusi se non le do la mano, ma... E scusi il disordine, davo la biacca alle scarpe. Mi fa uno schifo a me la biacca. E a lei? Impiastriccia tutto, in più ho dovuto farlo con lo spazzettino dei denti. Ma c'era su del dentifricio, così è uscito un colorino rosa. E si siede. Grazie. Vuole una brioche? Sono fresche, sa. No, no, grazie. Ho già fatto colazione. Ma che cosa le fa una brioche? Guardi che mi offendo. Beh, grazie. Senta, le ho telefonato perché... Per quel disgraziato di Marchiori mi trovo in una situazione un po' imbarazzante. Allora volevo sentire così, senza obbligo, per carità. Se per caso ci interessava questo. Che cos'è? Guardi, guardi. Lo apre. Ferro da stiro da viaggio. L'avrò adoperato 2 o 3 volte, quasi nuovo. C'è il suo trasformatore per tutte le correnti. Che corrente c'è a Parma? Quanti gradi? Ah, io non lo so. Basta girare questo robettino qua e uno stira. Non le interessa? Ma... Non faccia complimenti, se non le interessa fa niente, mi colacqua la gola. Siccome che devo fermarmi ancora qualche giorno, perché finché non lo trovo non mi do pace, volevo avere un margine di sicurezza, non so, 5.000. Magari 4. È troppo. No, al contrario. E poi pensavo, lui fa un bel cadeau alla mamma. L'astuccio in pelle. Ci mette dentro un bigliettino. Per essere nuovo è nuovo. Beh, magari. Che cretina. Scusi, ma non l'avevo capito. E come faceva? Non poteva indovinarlo. Si capisce subito che c'è morta la mamma. Mi perdona. Ma certo. Non ne parliamo più, Marrangio. Ho già chiesto a casa. Un vaglio telegrafico cosa vuole che ci metta? Quasi niente. E ora vada, sennò fa tardi la lezione. Oddio mio, sì. Ciao.